siamo qui a fare i campionati italiani, campionati UNIR, abbiamo puledri da 4 a 6 anni e abbiamo anche i campionati tecnici con cavalli a livello Saint George. Sono venuto a vedere i cavalli montati da Federica, montati da Valentina Truppa, dalla signora Cola e da altri cavalieri che fanno, diciamo, che praticano lo sport del dressage. Ringrazio Guerrino Boglioni, mio zio, e Cristina Scolari, mia zia, che mi hanno dato questa possibilità di continuare ad avere cavalli super per il dressage, appunto, e contemporaneamente anche i miei istruttori, che sono stati in grado di gestirmi, di aiutarmi ad arrivare il più in là possibile. Sì, nei 5 anni abbiamo avuto la fortuna di portare via di nuovo il podio, abbiamo fatto il primo con Icaro nella categoria di 5 anni e il secondo con Idolo del Castegno, che sono tutte e due della stessa annata. Io e mio papà ci siamo avvicinati all'allevamento del castegno all'incirca 8 anni fa, che poi è l'età che ha Eremo del Castegno, che è il cavallo che ho montato adesso in gara. E nello stesso tempo la nipote di Guerrino Boglioni è venuta a montare da noi con a sua volta uno degli stalloni di punta dell'allevamento del castegno, che è Beldon Belt. Abbiamo iniziato una sorta di rapporto reciproco, nel senso che lui ha molto seguito per certi versi i consigli di mio papà, proprio perché essendo giudice vedeva all'estero gli stalloni che bene o male facevano i migliori risultati, e di conseguenza ha utilizzato questi stalloni con le sue fattrici, che sono di ottimo livello, secondo me competitive anche a livello internazionale, e sono nati vari puledri o cavalli che adesso sono già adulti, che noi abbiamo nella nostra scuderia.
Di quelli diciamo già in età avanzata ci sono Eremo del Castegno, che è il mio di 8 anni, Beldonvet, che ne ha 11, e poi ho Corallo Nero, che è a casa, di 10 anni, con cui ho fatto i miei primi gran premi. E invece tra i puledri più giovani abbiamo Idolo e Icaro del Castegno, che sono i due che abbiamo presentato io e Federica Scolari oggi nella finale dei cavalli italiani di 5 anni. Poi io a mia volta a casa ne ho un'altra puledra di 3 anni che si chiama Menta del Castegno e uno di 2 che si chiama Nilo del Castegno. E niente, quindi abbiamo diciamo una, come dire, un rapporto di lavoro l'un con l'altro. E io devo dire che mi ha dato un sacco di cavalli di ottima qualità. E lui spero sia contento della buona pubblicità che facciamo sia io che la nipote, portando appunto in giro questi puledri. Molto tecniche, più sulla competizione, insomma, ecco, sta uscendo un attimino le atlete che sono in loro, insomma, ecco, qualcosa di grinta, ecco, è una bella cosa da vedere. Cioè, tutti avessero le mie soddisfazioni, perché sono state veloci e immediate, ma fortunatamente, perché ho incontrato le persone che sanno montare i miei cavalli, tutto lì. È lì la fortuna, diciamo, di un allevatore, trovare chi sa montare cavalli.